Obiettivo attaccante da oggi Daniele Sebastiani a Milano, domani lo raggiungerà Giorgio Repetto. Qualcosa potrebbe accadere nel mirino uno tra Daniel Ciofani e Federico Melchiorri, operazioni però non facili perché onerose. Per Ciofani il Frosinone chiede almeno 1 milione, il Perugia addirittura 3 per Federico Melchiorri. Piuttosto affollato un reparto d'attacco umbro, Vido, An, Sadik, che ha giocato ad Ascoli, e appunto Melchiorri. Al momento il bomber marchigiano non è ufficialmente sul mercato, le cose certo potrebbero cambiare, ma non alle condizioni dettate dal presidente Santo Padre. Ciofani è attratto dalla prospettiva di tornare nella società che lo ha cresciuto, c'è il fratello Matteo cui è particolarmente legato, il suo agente l'avvocato Paolo Rodella ha però dichiarato al momento non c'è nulla. Intanto Gravion ha firmato un contratto di 4 anni con l'Inter, ma finirà la stagione alla corte di Pillon. Il Padova ha il sì di Gaetano Monachello e aspetta una risposta dal Delfino, che muoverà l'attaccante di proprietà dell'Atalanta solo nel caso in cui arrivasse un sostituto. Per Macin il Genoa non farà almeno in questa sessione nessun passo, se ne riparlerà eventualmente in estate. Non c'è stata alcuna richiesta ufficiale, come più volte ribadito dal presidente Sebastiani, che nel frattempo ha risposto per le rime alle esternazioni del suo agente, ipercritico nei confronti di Pillon dopo il mancato impiego del guineano nella sfida di Livorno. Di Campli, ha detto Sebastiani, ha parlato a sproposito, non è un socio del club e non può entrare in discorsi tecnici. Quello che ha dichiarato è una mancanza di rispetto nei confronti di Pillon e dei ragazzi. Lo stesso Macin ha preso le distanze dal suo agente. Infine, dopo Bettella e il ritorno di Bruno, che ha già esordito a Livorno, ufficiale Sottil, esterno d'attacco classe 99, in prestito secco dalla Fiorentina. Domani arriverà la punta uruguayana Santiago Bellini, classe 96. Nelle prossime ore si deciderà per il tesseramento probabile del terzino sinistro Matteo Liviero, scuola Juve, classe 93, in prova da qualche giorno. Potrebbe partire Del Sole, finora 2 le uscite, Forna Sierra al Venezia in prestito con diritto di riscatto e Palazzi tornato all'Inter che lo ha girato al Monza. In attesa di collocazione Andrea Cocco in scadenza e Luca Forte vincolato al Delfino sino al 30 giugno 2020.